Torna il Festival delle Culture, Federico Vittorini, come sarà questa sesta edizione? Allora, sarà una edizione innanzitutto che cambia il periodo di svolgimento. La scorsa edizione era stata in autunno e quindi adesso siamo tra primavera e estate e ne approfittiamo per realizzare un piccolo villaggio delle culture anche all'aperto, con proiezioni serali, con spettacoli. Quindi avremo tre location: il Palazzetto dei Nobili, Piazza Santa Margherita e il contiguo cortile di Palazzo Margherita. Sarà un piccolo villaggio, ci sarà anche un bistrò, ci saranno spettacoli e soprattutto ci sarà un'offerta culturale pensata, ideata, proposta direttamente da dei ragazzi, studenti, lavoratori, docenti stranieri che attualmente vivono all'Aquila. Abbiamo fatto una sorta di tirocinio, abbiamo lavorato insieme, li abbiamo un po' formati e loro ci stanno portando un po' del loro mondo, delle loro culture qui all'Aquila. Questa cosa è la cosa che volevamo mettere al centro della manifestazione e che ci piace molto. Ecco, c'è un filo conduttore che lega gli eventi del festival. Ma il filo conduttore è innanzitutto il mondo, e quindi non è un filo conduttore, e poi chiaramente arte e cultura, il cinema in modo particolare. Noi organizziamo da tanti anni l'Aquila Film Festival, quindi ci saranno molte proiezioni, saranno incontri, saranno chiacchierate, ci saranno momenti di poesia, insomma, cerchiamo di fare un festival variegato come variegato appunto è il mondo. L'assessore Ercilia Lancia, un altro importante appuntamento per l'Aquila, una sesta edizione, insomma l'Aquila si conferma al centro dell'attività culturale e turistica d'Abruzzo. Sì, assolutamente sì, il comune doveva esserci ancora una volta, c'è grande gioia, diciamo grande soddisfazione per questo festival. Il comune lo finanzia, lo fa con i fondi cultura ordinaria, lo fa con i fondi Restart, lo fa mettendo a disposizione due luoghi istituzionali bellissimi e importanti, ma io ci tengo a dire che all'amministrazione comunale piaceva, piace questo racconto della città, che è un racconto fatto con gli occhi del mondo. Ancora una volta un racconto, diciamo, autorevole, interessante, bello e suggestivo. Good morning everybody. My name is Najir Rahman. I'm in the team that's working to realize the Festival delle Culture that's going to be happening from 29th to 2nd of June. We are looking forward to meeting you there to introduce you to a lot of cultures, especially due to the university being present in L'Aquila. We have a lot of cultures and we are also having a short program that's a brainchild of mine. It's about the crosswalk of cultures. So we are going to introduce art, specifically poetry from different cultures. So if that's something that's interesting to you, I would really look forward to seeing you all there. It's happening on 30th, but on the other days we have other programs, other films that we would likely that we would like to share with you. See you all there. Thank you. Okay, hello, I'm Yaki. I'm very happy to walk to the Festival of Culture, and I'm gonna bring you some Chinese movie and Chinese tea and like introduce some Chinese culture in L'Aquila. And I'm very happy to cooperate with all the people from all different cultures, different cities. So I'm happy to explore a lot of different culture with them. And I'm very happy to work with them in L'Aquila and my favorite city. So are you ready to go with us?